Buongiorno, oggi siamo ad Altamura, al Teatro Mercadante di Altamura, siamo qui alla presentazione di Federicus. Siamo con l'organizzatore, il direttore di questa iniziativa. Buongiorno a tutti, grazie per questo intervista. Oggi sì, abbiamo presentato la 10ª edizione di Federicus, che è una festa medievale che si svolge ad Altamura. Quest'anno, in via del tutto eccezionale, le date saranno 30 settembre e 1 ottobre, perché noi siamo soliti farlo nei weekend o del 25 aprile o del 1 maggio. Solo che quest'anno, per un via libera dal Covid, che ormai speriamo di averci lasciato alle spalle, abbiamo bisogno almeno di 6-7 mesi di preparazione, perché è una festa molto importante, molto sontuosa, molto grande. Abbiamo 15 gruppi di lavoro che lavorano in maniera sinergica, quindi ci sembra già un grande risultato aver messo, stiamo riuscendo a rimettere Federico per strada, perché sappiamo benissimo che dopo 2 anni di fermo riaccendere questa macchina sarebbe stato difficile, però ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo e ce la faremo. Piacere vedere l'iniziativa di un'intera città, abbiamo assistito oggi l'entusiasmo della città, ma Presidente, fateci capire, quali sono più o meno le spese, cioè come gestite le spese, perché è una cosa enorme. Allora, noi abbiamo la principale fonte chiaramente di autofinanziamento dell'associazione sono le donazioni degli sponsor. Abbiamo un piccolo contributo comunale, siamo vincitori di un bando regionale per le attività culturali nel triennio 2017-2019, però posso dire che a noi il valore più importante è il valore del volontario, perché per noi è un valore assolutamente inestimabile, perché siamo quasi 300 volontari che in 5-6 ore del 30 settembre riusciranno a far svegliare il 1 ottobre Altamura nel Medioevo. Bellissimo, veramente bellissima iniziativa. Adesso vi farei una domanda un po' qualcuno direbbe cattivella. Noi sappiamo, io sono di Gradino, vedi Altamura, anche se sono cresciuto ad Altamura, però ormai sono di Gradino. C'è del campanilismo tra le due città. Cosa ne pensa sul fatto di gradinesi che continuano? Direi giustamente, però la questione del campanilismo. Cosa ne pensa di questa cosa? Allora, noi abbiamo la mission della nostra associazione è quella di creare un risveglio socio-economico e culturale principalmente di Altamura, ma allargando anche la possibilità alle città minori. Noi abbiamo sempre teso la mano alla cara Gravina vicina. Abbiamo anche partecipato noi ad alcuni cortei di Gravina, alcune associazioni di Gravina hanno partecipato anche al nostro corteo imperiale. Oggi è nata anche una collaborazione molto importante, infatti avevamo nel pubblico anche una delegata del comune di Gravina che appunto ha lanciato l'esca, ha lanciato l'amo. Noi sicuramente risponderemo, abbiamo possibilità sicuramente dopo la festa, perché ormai mancano 20 giorni, quindi siamo operati di lavoro. Abbiamo assolutamente voglia di incontrare le associazioni di Gravina, la realtà di Gravina. Le dico anche un piccolo retroscena. Noi la prima data dell'edizione 2022 si pensava di farlo a metà settembre. Presa questa decisione, come direttivo e come assemblea dei soci, ci siamo accorti qualche giorno dopo che la vicina Gravina coincideva con le date della loro manifestazione. Siamo ritornati sui nostri passi, abbiamo modificato la nostra data, perché io forse per primo sarò il primo ad essere presente a Gravina, perché ci sono sempre stato, è una bella festa, è una festa che raccoglie e invita tanti visitatori, quindi abbiamo deciso di spostare, di metterci in coda alla loro festa per permettere a
al territorio murgiano di poter crescere, di poter svolgere le proprie attività. Quindi invitiamo i gravinesi a venire alla nostra festa e io mi autoinvito alla loro. Quindi a questo punto facciamo capire a tutti quanti, mettiamo da parte il campanilismo e uniamoci, perché con l'unità si ottiene una bella festa per tutti. E noi salutiamo il nostro presidente e che devo dire, che Federicus sia. Ce lo auguriamo, grazie e vi ringrazio di nuovo per l'intervista. Buona giornata a tutti. Abbiamo vissuto in prima persona. Organizzare una festa come quella di Federicus non è facile. In questi mesi, dopo 2 anni di pandemia, in cui i nostri cuori, le nostre menti e le nostre mani erano impazienti di mettersi all'opera per tornare a celebrare finalmente l'imperatore Federico II, abbiamo potuto assaporare nuovamente quello che è lo spirito fondante dell'associazione e della festa. La condivisione. Il segretario Mieri Cristallo e i consiglieri Beppe Piccinini e Roberto Modeo. A sposare Federicus in questo bellissimo, magari in un futuro, gemellaggio. Noi da vicini guardavamo questo Federicus, abbiamo anche partecipato, abbiamo visto questo Federicus con occhi grandi, con un cuore immenso, perché poi noi quello che ci rendiamo conto che è tutto il paese che si veste, che si colora di festa, perché poi c'è un senso di appartenenza al proprio territorio, perché è questo quello che accade. La gente si rivede in quello che poi Federicus è.
Noi siamo felici, a nome di tutta l'amministrazione, di essere qui stamattina su questo palco a dire grazie per aver pensato a tutto questo, grazie per averci invitato e un in bocca al lupo a tutti. Noi sappiamo benissimo che sarà un grande successo, come sempre è stato. E pertanto l'amministrazione, appunto nella persona di Fedele La Greca, quest'anno ci sarà e onorerà Federicus in una di queste tre giornate. Grazie. Avrebbe incarnato Federico II fino all'ultimo secondo, e quindi immaginiamo perché è davvero un magnifico imperatore. Filippo Cirrocco, Alberto Cirrocco, 24 anni. Federico, piacere. Devo assolutamente dire che stanotte ho provato ad chiedere alla direzione artistica, ma forse avranno bloccato il mio numero di telefono, non mi hanno risposto a questa domanda. Complimenti per la scelta, complimenti per la scelta. Allora, che dire signori, grazie ancora a tutti quanti. Abbiamo sicuramente vissuto questa prima esperienza in maniera molto molto con grande emozione, non grazie va agli sponsor, va a chi dal primo anno ci dà un grande contributo. Abbiamo la possibilità di fare questa festa anche grazie agli sponsor, grazie all'amministrazione, grazie ad un contributo triennale che come associazione abbiamo vinto nel triennio 2017-2019. Dobbiamo dire anche grazie alla Camera di Commercio, quindi credo alla Tonia Massaro, diciamo sul palco per portare il saluto del Presidente della Camera di Commercio. Ringraziamo i fratelli Mora Marco per questi capolavori che ogni anno mettono a disposizione. Ringraziamo i padroni di casa, il Teatro Mercadante e la ditta Comar per averci ospitato e per averci dato questa possibilità in questo magnifico, magnifico scenario. Allora, oggi a rappresentare Camera di Commercio, il Presidente vi saluta, ma per motivi di salute non sta facendo riunioni istituzionali. E quindi è andato a me, anche perché rappresentante del territorio, questo compito.